No, credo che loro sono stati più concreti verso la porta. Credo che il risultato non dimostra quello che abbiamo fatto. Credo che abbiamo avuto la palla tantissimo. Abbiamo fatto 3 o 4 situazioni chiare, però dovevamo finire la partita prima. Mi sembra il primo tempo tutto sommato abbastanza bene. Quando avete preso il 2-1 avete avuto più difficoltà a trovare occasioni? Eh sì, loro si hanno messo tutti dietro. Noi sicuramente era un po' nervosi perché avevamo visto che avevamo la palla, avevamo situazioni e ti arriva il secondo gol e lì dopo si è fatto più difficile. Scelte molto particolari all'inizio per quanto riguarda la formazione, fuori a Astori in difesa, il mister ha detto che voleva riproporre la stessa col Sassuolo, anche scelte particolari a centrocampo con Błaszczykowski, ti sei stupito di questo? No, perché credo che tutti possono giocare. Qui nessuno ha il posto assicurato, quindi non mi è stupito. Gonzalo, ora serve una grande reazione nella gara dell'anno, quella contro la Juventus. Vi sentite di dire qualcosa ai tifosi, di assicurare una grande prestazione? Ma quello sempre, credo che abbiamo dimostrato tutte queste partite. Sicuramente i risultati, come ho detto, non dimostrano quello che facciamo in campo. Noi sempre abbiamo l'approccio alla partita, corriamo tantissimo. E sicuramente questa partita dobbiamo fare di più per vincere una grande squadra. Aveva perso l'Inter, non so se questa è un'ulteriore occasione persa proprio perché vincendo potevate superarla. Sì, sicuramente un'occasione persa per essere un po' più vicini a loro, anche per noi, perché credo che era continuare con un'altra vittoria dopo il Sassuolo, era importante, però adesso pensare nella Juve e farlo benissimo. Sembra che la società, Gonzalo, sia anche molto delusa, c'era il presidente Cognini negli spogliatoi, vi ha detto qualcosa? No, la società è sempre stata vicina a noi, anche noi siamo delusi di questo risultato e nessuno le piace perdere, più per anche i tifosi fiorentini che sono venuti qui, noi volevamo regalare la vittoria ma non siamo riusciti a farlo.